voglia ancora di ascoltare. Quindi tolgo di mezzo la scheda, lo mettiamo qua. E anzi, si va bene. Ricordiamo che Favia l'ha studiato a Bari in una scuola tecnica e nelle scuole tecniche si studiava disegno e disegno di architettura, per cui lui aveva una bella mano e con queste prime immagini il riusciva a vedere più o meno il tipo di disegni che si facevano in questa scuola tecnica, che sono disegni ovviamente di architettura, capitelli, pezzi decorativi, disegni, siamo in un periodo, primissimi anni del Novecento, liberty, quindi disegni molto decorativi, anche disegni di persone, figure umane, aveva una mano fin dagli anni dal 1906, disegnava i parenti per esempio, o le persone celebri che insegnava a scuola. Questi sono un po' di disegni vecchissimi, i primi che lui fa di la madre, la sorella, poi parte per soldato, come si vede da questa bella fotografia tipica, perché ho molte fotografie di questi architetti del primo Novecento e sono tutte uguali, con questo bello sfondo, bella posa. Dopodiché, dopo che è stato, lui era figlio di uno scalpellino in Favia, sono importanti a Bari perché fin dall'Ottocento operano generalmente al cimitero, ma operano anche nelle grandi costruzioni di Bari, come per esempio Palazzo Fizzarotti, dove i Favia, padre, zio e lavoravano. Nell'Ottocento avevano costruito case perché avevano avuto incenso, avevano chiesto incenso dei lotti edificabili. E dopo la guerra lui va a Roma, e a Roma perché il padre lo voleva ingegnere, lui preferisce fare l'architetto, anche perché alla fine degli anni 10 si incomincia a parlare della facoltà d'architettura di Roma, che sta per nascere. E allora lui la prima cosa che fa, come si faceva una volta, prima di tutto entra in uno studio professionale, che è lo studio dei fratelli Ciardi. Fratelli Ciardi che facevano tante opere di edilizia pubblica, e quindi lui incomincia in questo studio a fare una serie di disegni, generalmente disegni di cappelle, ma si ha notizia anche di una direzione dei lavori di un complesso di case popolari, e nell'archivio, quando c'erano anche dei disegni ancora conservati di queste case popolari. Fa concorsi per l'impresa Ciardi, cioè fa il disegnatore ancora, non è che fa ancora il progettista, e segue quelli che allora si chiamavano i corsi liberi, che servivano poi per avere per diventare architetti. E segue un architetto molto importante che è Bazzani, e con Bazzani lui segue per due anni questi corsi liberi, poi al 23, al 22 nasce la facoltà di architettura, che ancora non si chiama facoltà d'architettura, ma è facoltà d'architettura, perché prima l'architettura era una sottosezione dell'ingegneria, e nella facoltà di architettura, questi sono i disegni, alcuni sono del corso di Bazzani, e altri sono disegni di rilievo fatti nei corsi di architettura. Questi sono progetti per monumenti, progetti per concorsi che allora in quel periodo, diciamo negli anni 20, si facevano a Roma. Negli anni 20 significava subito dopo la guerra mondiale, e quindi
c'erano i monumenti ai caduti, e quello che vedete in alto, per esempio, è uno dei concorsi che si fa a Roma per il monumento ai caduti, e questo è un altro concorso, se funziona sta cosa, questo è un altro concorso che si fa a Roma per il monumento ai caduti. Mentre questi disegnetti piccoli, che sono dei veri e propri fari, appartengono al corso di Bazzani, il quale Bazzani faceva progettare ponti, l'abbiamo visto prima, e faceva progettare queste torri di avvistamento, questi fari architettonici. Ancora, siamo sempre negli anni 20, ancora tutta una serie di bozzetti di edifici funerari, e subito dopo dovremo vedere sempre corsi di architettura, i rilievi che lui faceva nei vari corsi di architettura, questo è un ponte di quelli progettati al tempo dei corsi di Bazzani, ma soprattutto lui era interessato a passeggiare per la città e a schizzare ambienti urbani. Qua ci sono pochi architetti, per cui sembra che la cosa non interessi agli architetti che stanno in questo dipartimento. Vabbè. E quindi aveva una bella mano, e molti dei disegni che si erano conservati di Pavia riguardano scorci della Roma prima che si facesse, per esempio, la murazione del Tevere, cioè com'era la Roma negli anni 20, 22, 23. Edifici, in genere, qualcuno si è conservato, questo invece ormai è praticamente scomparso. Queste sono altre viste, questa è una bellissima vista dietro il Colosseo, che è esattamente come un percorso, che è esattamente come è ancora oggi. Altri disegni, come vedete, sempre degli anni 20, ma sempre legati a questa architettura, che è un'architettura classica, perché questo si insegnava nella scuola di architettura di Roma negli anni 20, e c'era Giovannoni che insegnava queste cose, e Giovannoni sarà un suo amico, lui sarà amico di Giovannoni fino alla fine. Ancora rilievi, immagini, per esempio, mentre fa il rilievo ai fori romani, lui si ferma un attimo e fa questo scorcio, che sono le chiese che stanno a Piazza Venezia, prese dal foro romano. Cioè lui ha questa idea di disegno dell'architettura. Un disegno dell'architettura, per chi ha sfogliato il libro e ha visto alla fine tutti i disegni di Bari, un disegno dell'architettura che è un disegno murario, cioè a lui non interessano, per esempio, le persone, lui non disegna le persone, tranne in qualche raro caso che disegna la persona, le sue immagini, i suoi paesaggi, le sue immagini ambienti urbani, e lui elimina tranquillamente tutto quello, per esempio, che è verde, tutto quello che è un aggiunto, tutto quello che sono le persone, non sono vissuti, insomma, sono le pietre, i materiali, le forme, sono quelle che fin da giovanissimo gli interessano. Si laurea con una tesi di laurea, siamo nel 23, Albergo Alpino, va molto di moda. Questa tesi di laurea viene pubblicata su Architetture e Arti Decorative, che è la rivista per eccellenza dell'architettura delle scuole italiane, guidata appunto da Giovannoni, ed è interessante capire come accanto a questo progetto ce ne sono altre due tesi che vengono pubblicate, e il commento che si fa è un commento molto interessante, cioè un commento che dice: a differenza delle scuole di architettura di oggigiorno, che hanno un'idea progettuale, il commento che fa chi presenta questi due o tre progetti, c'è anche il progetto di Piccinato, per esempio, è quello di dire che la scuola di architettura
favorisce il libero dispiegamento degli interessi dei singoli personaggi, cioè ogni architetto che studia nella scuola può lavorare con lo stile, con le forme che più gli aggradano. E in questo progetto di albergo Faria introduce e incomincia a sperimentare quello che è la sua capacità migliore, modificare progressivamente il prospetto, nel senso che la sua architettura non è mai un pacchetto unico per cui è tutto uguale da tutti i lati che si vedono, ma è un continuo, tipo Escher potremmo dire, un continuo passaggio da un pacchetto di forme a un altro pacchetto di forme, e quindi può essere più moderna, più medievalista, più moderna. Qua ci sono delle torri, poi c'è una parte più cinquecentesca, cioè lui riesce a cercare di saltare, come se non volesse, fin da piccolo diciamo, non volesse scontentare nessuno, che è un metodo di progetto che gli servirà molto, che gli servirà molto nel futuro. Avanti. Dopo la laurea, praticamente si laurea nel 23, lui manda come dice la storia, lui manda il telegramma a Bari dicendo che si è laureato, e da Bari gli arriva il telegramma che dice che il padre è morto. Il fatto che il padre muore, ed era una famiglia numerosa, lo costringe ad abbandonare l'impresa Ciardo, dove aveva incominciato anche a lavorare facendo cose a Roma, e correre a Bari, rientrare a Bari per interessarsi dell'azienda di famiglia. E siccome l'azienda di famiglia era sostanzialmente incentrata sulla costruzione nei cimiteri, incomincia tutta una serie di progetti di cimiteri, di cappelle funerarie, fra cui quella più interessante, più tendente al Liberty, se questa cosa dovesse funzionare sarebbe una santa cosa, è... scusate, qua se ne fate di fare tutto, vediamo, è successo? È la Cappella dell'Uso, che è una delle cappelle Liberty ancora conservate che noi troviamo nel cimitero di Bari. Qua vediamo il prospetto. Su ognuna di queste cose si potrebbe fare una piccola lezione sulle forme, sulle differenze fra il progetto e la realizzazione, ma ovviamente non si può fare. Sta ancora lavorando da privato e così come il padre aveva lavorato per l'impresa, per i Fizzarotti, che erano banchieri, e non è l'unica cosa che fanno in palazzo, ma fanno anche tutta una sistemazione di altri palazzi dei Fizzarotti, Fizzarotti lo incarica di fare la cappella di famiglia. Lo incarica come impresa, perché la cappella di famiglia Fizzarotti poi Resta, perché poi al fallimento di Fizzarotti viene acquistata da Resta, viene progettata da due nomi importanti a Bari, che sono Corradini e D'Egidio, su cui non ci dilunghiamo. L'unico problema è che lui come impresa anticipa, Fizzarotti fallisce e lui si trova con una montagna di debiti, teneva famiglia, e allora coglie al volo la ditta quasi fallisce, continuerà fino agli anni 60, questa ditta continuerà di altri, sempre controllata dalla famiglia e controllata da lui. Lui ha un problema di liquidità in un momento particolarissimo. Il momento particolarissimo è il Mausoleo Fizzarotti, incomincia nel 27 e a quel punto eravamo nel 30, cioè era a quel punto la costruzione, quello che vedete in basso, così era la costruzione quando lui
quando lui deve gettare la spugna, nel 30 noi abbiamo a Bari Concerzio Petrucci che sta facendo il piano del centro storico e presto se ne avrebbe fatto il piano regolatore. L'idea Concerzio Petrucci era stato portato a Bari da Giovannoni e l'idea del podestà, cioè di Vella, era non di Vella, di Vella, era quello di tenerselo stretto Petrucci come ingegnere dell'ufficio tecnico, solo che Petrucci ha aspirazioni didattiche, infatti ha fatto il piano del centro storico, si piglia l'incarico del piano regolatore e per quanto gli abbiano organizzato un concorso apposito, perché non poteva diventare direttore della sezione architettura e urbanistica un architetto, ma era per norma locale un ingegnere. Allora era stata fatta una variazione per cui anche un architetto poteva partecipare al concorso. Quando Petrucci va via, l'amicizia con Giovannoni fa sì che si fa il concorso e tra i vari concorrenti Favia vince questo concorso. E da allora incomincia, diciamo, una nuova vita. E dal 31-32 fino al 32 quando piglia servizio, fino al 62 quando va in pensione, cioè per 30 anni, Favia fa tutto, nel senso che Favia come capo della sezione urbanistica e capo della sezione edilizia non solo sta in tutte le commissioni dell'architettura, dell'urbanistica e del centro storico, ma diventa il responsabile, diciamo, il responsabile dell'attuazione del piano Petrucci del centro storico, dell'attuazione del piano regolatore Petrucci e soprattutto del controllo della trasformazione dell'architettura. Ma allora al comune si progettava di tutto quello che ora vedremo è tutto progettato dai suoi uffici e quindi sotto la sua supervisione, e nell'archivio molti disegni avevano a che fare con questi progetti. Lui fa tutto, dalle strade ai giardini, alle scuole, l'abbiamo sentito, alle case popolari fino agli anni 50, cioè fino al primo settennio in a casa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando ancora le case popolari erano progettate dall'ufficio tecnico. Dopo il secondo settennio la progettazione passa all'Istituto Case Popolari, che la prima cosa che fa è incominciare a fare i concorsi di progettazione e quindi a far sì che le case popolari siano progettate poi da una pletora di architetti. Andiamo avanti, dovremmo andare avanti, ecco qua. Quindi quello che ora vi racconto, ho visto quello che dovete vedere nella vostra passeggiata, quello che vi racconto è una passeggiata un poco più articolata, diciamo una passeggiata che si può fare, più che altro si può fare in bicicletta, a onor del vero. Perché la passeggiata parte da Torre a Mare e arriva a San Girolamo e poi a Fesca. È una passeggiata che noi faremo, cioè con queste immagini, facciamo in parte con edifici realizzati da Favia, in parte con edifici progettati da Favia. Quindi è come una passeggiata che si fa con gli occhi e gli architetti assenti potrebbero farli con l'immaginazione. Una passeggiata che anche fa capire come sarebbe potuta essere diversa
la città di Bari in tutto il suo lungomare, perché la passeggiata la faremo su tutto il suo lungomare, se tutte le cose fatte da Pavia, progettate da Pavia, fossero state realizzate. Non racconterò le date dei molti palazzi, tranne qualcuno che è successivo, ma anche perché tutti quei palazzi e tutte quelle opere che vengono fatte vengono realizzate fra gli anni 30 e gli anni 40, cioè in un periodo molto ristretto dove sta cambiando, si sta abbandonando lo stile eclettico pseudo-umbertino che ha caratterizzato l'architettura a Bari fino agli anni 20, e grazie anche a Pavia ci stiamo spostando su quella che è l'architettura che chiameremo novecentista, cioè con meno decorazioni, molto più lineare, molto più pulita. E in realtà potremmo iniziare questa passeggiata da Torre a Mare, dicevo, perché a Torre a Mare lui progetta l'ampliamento del cimitero, poi fare tutto il primo percorso del lungomare fino a piazza, fino a Piazza di Bagno, che poi la troviamo lì in fondo, lì come vedete piazza di Bagno, si chiama in 12 modi diversi, spezzettiamo i giardini, gli diamo 12.000 nomi, e tutta la strada da qui fino a Torre a Mare è quella strada che viene sistemata da Favia. E la caratteristica delle varie fasi di questa costruzione è per esempio il trullo, che è il simbolo della fine di un pezzo di questo percorso. Il trullo è fatto durante il fascismo, tant'è vero che sul trullo c'era ancora fino a qualche anno fa il simbolo del fascio vittorio. Ora si vede semplicemente lo spazietto dove questo simbolo c'era. Guardiamo questa prima immagine, anni 30-40, cioè il primo pezzo del lungomare, quello che vedete in alto, quello che chiamiamo lungomare di Crollalanza. Lungomare di Crollalanza praticamente finisce qua e si incomincia a fare la rotonda, e siamo negli anni 30. Favia lavora sulla sistemazione della rotonda e di quest'altro tratto del lungomare, e poi che continua fino al disegno dei giardinetti di Piazza di Bagno. Piazza di Bagno, che poi in realtà si chiama Piazza Gramsci, in questo cambiamento di nomi, tutto è possibile. Dobbiamo ricordare Piazza Gramsci, ricordiamoci l'immagine di sopra perché poi non la vedremo più. Vai. Ancora alla fine forse. Noi siamo a Piazza Gramsci. Prima di parlare di Piazza Gramsci dobbiamo dire: da Piazza Gramsci un tempo si attraversava la ferrovia, perché non c'era, ora non c'è più il passaggio a livello, prima c'era il passaggio a livello, subito dopo la ferrovia, forse tornando indietro si riesce a vedere, subito dopo la ferrovia, subito dopo la ferrovia che sta qua, qui c'è la Fiat. Allora, se pensate alla Fiat noi abbiamo sulla sinistra, noi abbiamo le case popolari progettate da Favia. Siamo negli anni 50 e già Favia segue questo recupero della tradizione costruttiva locale, tant'è vero che noi abbiamo questi elementi in pietra che si associano alle pareti intonacate, questi balconcini d'angolo. E quello era il primo settennio INA. Alle spalle della Fiat noi abbiamo un altro quartiere progettato da Favia sempre, che è la Casa del Lavoratore, che precedeva le case popolari di Favia,
ed è un progetto fatto insieme ad altri architetti, quella è una delle prime cooperative edilizie del dopoguerra, che io sono stata ad impazzire per cercarle, perché l'unica immagine che noi abbiamo, possiamo andare avanti, era questa qua. Costruzione, dove sta? Allora, sono stata impazzita a cercare di capire perché questo archivio famiglia era stato ritagliato da tutte le parti, cioè tutto quello che contornava i singoli disegni era stato tagliato dal figlio perché occupava spazio. Per cui io ho centinaia di disegni dove c'è solo il disegno, ho 150 disegni di piante di scuole che non so cosa siano, perché poi le scuole avevano tutte la stessa dimensione di area, era 150x70 ed erano tutte uguali, solo che non sai dove stanno. Alla fine le ho trovate e queste stanno esattamente, ne hanno fatti tre di questi blocchi e stanno dietro là, dietro la via. A destra abbiamo la scuola a Medio di Savoia, anche quella degli anni 50. Quindi in questo momento, con questi tre progetti, incomincia l'urbanizzazione delle case popolari a realizzarsi in quelle di Via Pigia. Torniamo a Piazza Gramsci. Vai avanti. Oh, e queste sono le case popolari di qui sopra, quindi questo è il primo settennio con le case, con le case di famiglia e le case di famiglia, queste sono le case di famiglia, e questo è il secondo settennio, quando già si tratta di un concorso di progettazione, e su questo potremmo fare nomi e cognomi e tutte le soluzioni che sono state poste in essere per modificare un po' una tipologia che così squadrata era stata molto criticata perfino da urbanistica. Andiamo avanti. Oh, questa è la scuola di qui sopra, vedete come l'uso della pietra, che tra l'altro non è una pietra liscia, ma guardandola attentamente è una pietra decorata, cioè su questa parete di pietra alcuni elementi di pietra sporgono per dare rilievo e dare chiaroscuro in certi momenti. E poi ancora una volta noi abbiamo certe facciate e certe altre facciate che sembra appartengano perfino a edifici diversi, perché c'è sempre questo gioco compositivo di un spostamento progressivo dell'immagine. Dai. Oh, siamo tornati finalmente a Piazza Gramsci, abbiamo visto quello che non appartiene al lungomare. A Piazza Gramsci, negli anni 40, i giardini sono l'ultima spiaggia. A lungo l'amministrazione vuole fare altre cose, vuole fare tutto quello che non ha fatto nei precedenti 20 anni, a incominciare dal teatro all'aperto, che è stato richiesto negli anni 30 e che finalmente negli anni 40 dicono a Fabia progettano, non solo dicono a Fabia progettano, ma gli danno perfino la licenza e i soldi per girare un poco nel nord a vedere come si faceva di teatro all'aperto. E lui fa questo viaggio, piglia una serie di disegni di alcuni, qua, di alcuni posti diversi dove sono stati realizzati, e progetta questo teatro all'aperto, che naturalmente non si fa. Dopo il teatro all'aperto, vai, grazie. Dopo il teatro all'aperto c'è un'altra cosa che manca a Bari, perché Bari è una città fascista, ma in realtà è una città che non ha mai avuto molto interesse a buttare via soldi per fare le opere di regime. E allora, sempre negli anni 40, viene fuori quest'idea di, siamo nel 41, di fare un complesso residenziale, un complesso polifunzionale che contenesse gli organismi del Partito Fascista, della GIL, della Casa del Littore e dell'OND, tutti insieme appassionatamente. Qual è il problema? L'area è quella che avete con quella forma di Piazza Gramsci, e su questo progetto Favia lavora molto. È appena uscito dal concorso per il Palazzo del Littore di Roma,
dove ha fatto altri 30 tipi di progetti diversi, e qua mostra come lui intende la progettazione. C'è una progettazione che inizialmente è una progettazione di masse, di volumi. Come organizzo uno spazio composito dove ci sono un edificio polifunzionale? E allora un edificio polifunzionale deve aprirsi sul mare, deve chiudersi rispetto al mare e creare una piazza interna, deve avere un elemento verticale di riconoscibilità, non lo deve avere, ne deve avere più di uno. E tutti questi disegni, questa è soltanto una piccola selezione, ma ce ne sono tanti di più, è un tema di progetto che lui si porta avanti dagli anni 35-36 con la Casa del Fascio di Roma, fino poi agli anni 40-41 e anche oltre, perché vedremo poi in altri progetti che sono molto simili a questo oggetto qua. Allora andiamo avanti, anche questo ovviamente è una cosa che non si farà mai. Avanti, grazie. Altra cosa, siamo tornati un po' indietro, siamo nei primi a prima che lui diventi un ingegnere comunale, architetto comunale. Si fa un concorso, quel tratto del lungomare che va dalla rotonda e incomincia a camminare verso Piazza Gramsci è ancora libero, non c'è ancora l'idea di fare gli edifici pubblici, che poi diventa quella vincente. Allora il comune aveva bandito un concorso per fare abitazioni e Favia partecipa a questo concorso del 1930, lo vince a mani basse perché è l'unico concorrente, anche perché gli ingegneri che si erano riuniti si erano detti fra di loro, e ci sono gli atti di queste delibere degli ingegneri: quello deve essere un progetto di massima, poi le case le facciamo noi. E allora nessuno aveva avuto interesse a partecipare a questo concorso. Lui fa questo concorso, è ancora dipendente dal barocchetto romano, dall'esperienza romana, dal quartiere del Rinascimento, e quindi è ancora un'architettura, come vedete, molto decorativa. Siamo nel 30 e lui non è ancora ingegnere, architetto comunale. Avanti. E arriviamo a Piazza Diaz, perché quel concorso non funziona, non ha un futuro, incominciano a fare le case, gli edifici pubblici, lui fa anche uno o due concorsi su questi edifici pubblici, chiaramente non li vince perché li vincono architetti di fuori. Piazza Diaz c'ha diversi edifici che appartengono a Favia. Il primo è questo, che è il fabbricato F dell'ICP, e siamo nel 1930. La premessa di questo edificio, e chi andrà nella passeggiata a vedere la cooperativa Azzurra, è la cooperativa Azzurra. L'Azzurra è immediatamente precedente, del 28-30, questo edificio, questo lavoro è del 30. E potete vedere come lo stile sta cambiando, è ancora sufficientemente eclettico quello dell'Azzurra, diventa un poco più meno eclettico e un poco più legato alle nuove istanze del fascismo e dell'architettura piacentiniana, questo. Ma anche qua l'idea di avere tanti pezzetti diversi, per cui queste facciate che sono composte da parti che si mettono una vicino all'altra e si cerca di unificare, è presente. Molto più pulito, molto più scenografico, molto più un'architettura molto più di massa. Siamo nel 30. Due anni dopo arriviamo a questo. Che cos'è questo? Questo è l'Istituto Tecnico Commerciale, quello che oggi chiamiamo Gorgiù, Tridente, Vivante. Nel 30
Il Vivante era così, cioè aveva un apparato decorativo molto pulito anni 20 e quindi ancora un po' eclettico in stile neocinquecento, e il Pavia è chiamato non solo a progettare l'ampliamento, e l'ampliamento è questo, trasformare un palazzo privato, non ricordo di chi era, in scuola, perché questa è diventata una scuola, ma a rifare tutta quanta la facciata per renderla più novecentesca. Cioè nel giro di 3 anni noi passiamo da quello che è la cooperativa L'Azzurra se parliamo del 29 potremmo dire il suo passaggio progettuale verso il novecentismo parte col concorso del 30, a parte la cooperativa Azzurra, il palazzo, il F delle case popolari, per arrivare a questa pulizia formale molto novecentista della rivisitazione della facciata del Vivante con il suo ampliamento. In questo si introduce un altro elemento. Lui era un architetto che operava in pieno regime fascista, lui era l'artefice di quello che gli ordinava il podestà. Molti architetti a Bari utilizzano l'architettura esaltando gli elementi caratteristici dell'architettura Littoria, per cui noi facciamo una differenza fra architettura novecentesca, architettura piacentiniana e architettura Littoria. Favia non ha mai amato molto l'architettura Littoria, però non poteva esimersi dal introdurre almeno qualche simbolo del Littorio, sempre molto molto limitati i fasci che noi ritroviamo qui, come vedete, e sono gli unici pezzettini che ricordano la datazione, diciamo. Noi li ritroviamo poi nelle due scuole di Bari Vecchio, ma sempre con questa limitazione, cioè sono piccoli interventi che ricordano che sono stati fatti in periodo fascista. Piazza Diaz, andiamo avanti, grazie. Poi vanno sistemati i giardini. Piazza Gramsci l'abbiamo visto e poi incomincia a essere sistemata. Nelle foto dell'immediato dopoguerra si vede che più o meno i giardini erano stati distrutti, ma erano stati sistemati così come era il progetto. Ma tutti i giardini che riguardano Piazza Eroi del Mare, cioè tutta la fascia dei giardini, degli edifici che arrivano a dente di sega sul lungomare con la Lanza, sono tutti progettati e disegnati da lui. E qui abbiamo un esempio di quello che noi chiamiamo il giardino Fabrizio D'André, ora si chiama così perché anche quello ha cambiato quel nome, e che era l'ex tennis club. Il tennis club era in questa posizione, viene spostato, diventa giardino e viene progettato il giardino. La vasca esiste, nel senso che non ci credevo nemmeno io, ma andando dentro il giardino finalmente si vede la vasca che da fuori, dal lungomare, non si riesce a vedere, ed è in quel triangolo che poi porta al Barion. Dal lungomare noi possiamo anche vedere il Barion, che è opera di Dio Guardi, ma la cosa non ci interessa. Andiamo avanti. Su questi giardini, di fronte nei giardini di Piazza Eroi del Mare, c'è un altro tema che viene progettato, viene studiato da Pavia, che è il monumento a Costanzo Ciano. Il monumento a Costanzo Ciano, se voi andate su internet trovate tanti monumenti di Costanzo Ciano, alcuni anche giganteschi e alcuni mai montati, ancora pezzi che sono abbandonati nei vari stati, su cui si lavora molto. Lavora Lo Popolo, per esempio, che era amico dello scultore che doveva fare la scultura. Ho visto anche il modellino di questa scultura che ha il figlio di Lo Popolo, c'ha il modellino della scultura del Ciano.
e il FAVI è impegnato nella realizzazione prima del basamento. Guardando il basamento si può intendere quant'era grande poi la scultura che doveva essere costruita sopra, e poi negli anni 50 della demolizione della stessa. Al lato ci sono alcune cose che lui fa quando ci sono delle manifestazioni, sistemazioni diverse di ambientazione urbana. Siamo arrivati alla fine del lungomare, siamo arrivati al centro storico. E prima di girargli intorno, bisogna guardare questa immagine che deriva dall'ufficio tecnico, fatta sempre da Favia. È un'immagine complessiva di come doveva essere il centro storico alla fine dell'attuazione del piano Petrucci. Sparisce il Margherita, abbiamo la scuola Corridoni, abbiamo altre strutture scolastiche, abbiamo il sistema della Casa del Fascio così come doveva essere realizzato, le strade che avrebbero dovuto intersecare secondo il piano Petrucci. Qui abbiamo altri, abbiamo la strada, tutta la strada lungomare che era stata realizzata nel 30, ma ancora non ben organizzata, e abbiamo tra l'altro i giardini che incominciano a essere sistemati, anche questi sistemati su disegno di Pavia. Qui vedete una delle proposte che si fanno all'epoca. Se si guarda con attenzione questa pianta, le absidi non ci sono. Se si guarda con attenzione le piante della chiesa della Vallisa, per intendersi, se si guarda con attenzione le piante catastali dell'Ottocento di Bari Vecchio, la Vallisa non ha absidi. Chi fa le absidi? Li fa Schettini. Allora Schettini è il sovrintendente ed è una figura bellissima nel mondo dei sovrintendenti, noto per la matita di Schettini. Cos'è la matita di Schettini? Lui a Taranto, dovendo intervenire sulla cattedrale di Taranto, scopre che la torre medievale della cattedrale, il campanile medievale della cattedrale, è un falso storico, perché è medievale. Sotto lui trova il basamento del vecchio campanile paleocristiano. Allora che cosa fa? Demolisce il campanile del 300 e si inventa il campanile che ora sta a Taranto, al lato della cattedrale, la famosa matita di Schettini. La stessa cosa fa qua. Lui lavora nel restauro della chiesa della Vallisa e scopre, sotto le fondamenta delle abitazioni, scopre la traccia delle absidi. Allora lui tranquillamente fa abbattere le abitazioni, era previsto dal progetto, fa abbattere le abitazioni e ricostruisce le absidi della Vallisa, quelle che noi tranquillamente vediamo e consideriamo absidi medievali. Cioè, crea un falso. Sì. No, quello era forse una ricostruzione di un esistente. La base è autentica, però sì, quello la base che ricostruisce è un falso. La base sottoterra. Credo che là ci fosse tutto quanto un modo anche di fare restauro, ah, certo, differente. Non c'è se si vede quanto hanno restaurato a Bari negli anni tra i 30 e i 40, si può capire. Qui a destra invece vediamo un altro tema, è sempre la zona di Piazza del Ferrarese. Allora, a Piazza del Ferrarese, già siamo negli anni 50, Piacentini e Calzabini
fanno un progetto di demolizione del, riconferma della demolizione del Margherita, ma nello stesso tempo di trasformazione completa di Piazza del Ferrarese per trasformarla nel centro direzionale di Bari. Anzi, insieme alla all'INA pensavano gli amministratori d'allora, e non andò in porto, di vendersi il comune e dare il lotto del comune più il Piccinni all'INA per farci quello che voleva e trasferire a Piazza del Ferrarese il comune in questi nuovi grattacieli. Il progetto Piacentini non va in porto, però il comune insiste su questa operazione, insiste in due maniere. Prima invita l'ufficio tecnico a fare delle proposte e Pavia si inventa una cosa che ora gli architetti fanno normalmente, un bel plastico con i volumi spostabili, e fa tre soluzioni diverse di come potrebbe essere la sistemazione di Piazza del Ferrarese. Non stiamo a commentare, ma qua si vedono le tre sistemazioni diverse. Dopodiché anche questo non va bene e si decide di fare un concorso, e poi si vede come andò il concorso, lo vince, chi lo vince, eccetera, ma questa è un'altra storia. Prima di continuare il lungomare, due accenni a quello che c'è dentro la città vecchia. Prima di tutto il concorso noto della Casa del Fascio, che già allora negli anni 30 volevano fare e naturalmente non si fa. Ricordiamo che le demolizioni, per far sì che via Sparano possa arrivare alla cattedrale per avviare la bonifica del centro storico, queste demolizioni erano incominciate nei primissimi anni del Novecento e per vari motivi si erano fermate perché i proprietari reagivano agli espropri, alle demolizioni. Il concorso demoliva la piazza Santa Barbara, la chiesa Santa Barbara, e apriva questo percorso che in realtà non può essere un percorso esatto, perché la posizione della cattedrale non può essere organizzata insieme a un asse che viene da via Sparano. Tant'è vero che l'invenzione dei vari concorrenti è quella, l'asse di via Sparano viene così, tant'è vero che di solito la torre si mette in asse con via Sparano, ma il percorso della demolizione di Petrucci deve essere slittato per poterlo fare passare, perché sennò oltre a Santa Barbara, che poteva essere secondario, si demoliva l'altra chiesa che sta qui dietro, che è quella nota, e su cui c'erano molte resistenze alla sua demolizione. Naturalmente questo non si fa, le demolizioni vanno avanti ancora, perché non si fa, anche perché non fanno demolire, resistono, vanno avanti negli anni 50 perché il vizio è duro a morire, fino a quando finalmente negli anni 50, vedete i disegni di Pavia, non c'è un'anima, non c'è un verde, non c'è niente, solo nulla. Fin quando negli anni 50 Pavia finalmente fa il suo intervento, che non è più la Casa del Fascio, a cui aveva partecipato e aveva avuto pure la medaglia d'oro al primo concorso e l'altra medaglia d'oro al secondo concorso, ma diventa il Palazzo dei Vigili, dove alcune cose sono rimaste, ma tutto quello che aveva una qualche reminiscenza con l'architettura fascista è scomparso, e appare semplicemente questa attenzione a un'architettura moderna legata alla tradizione costruttiva locale. L'altra cosa, poi non so se ho messo le scuole, fai vedere, come me lo ricordo, non credo di aver messo le due scuole perché le andrete a vedere. L'altra cosa è che dove viene la scuola, noi abbiamo questa situazione che scompare per poter sistemare la scuola. Ma quello che è importante ricordare, perché è di grande attualità, è questo: la chiesetta di Santa Maria.
che sta tra l'altro nel percorso che voi fate da una chiesa all'altra, da una chiesa, da una scuola all'altra. Ora la chiesetta di Santa Maria mostra un altro aspetto dell'interesse di Pavia nella progettazione. Quella era rimasto il recinto con una copertura che era crollata. Allora bisognava risanare, si toglie tutto e spuntano le colonne, ma spunta anche l'edicola di una Madonna dipinta nel 300, che fino a qualche anno fa stava, cioè si vedeva, ormai quasi scomparsa, perché delle foto che io ho degli anni 60 si vede perfettamente, cioè è perfettamente conservata. Negli ultimi anni praticamente era quasi illeggibile. Ora non so se la sovrintendenza l'ha smontata, perché ha smontato tutta quanta l'edicola, e non so se l'ha smontata per restaurarla o per eliminarla del tutto. È importante perché qua ci sarà l'opera di Tre Soldi, tra l'altro. Quindi lui per questa edicola si pone il problema: demolisco tutte le mura, ma l'edicola che faccio, la salvo o non la salvo? Allora si ricorda che nei suoi studi aveva avuto un rapporto con Hermanin, che era uno dei grandi direttori del ministero di quello che ora è il Ministero dei Beni Culturali, e allora inizia una corrispondenza con questo Hermanin per sapere. Hermanin arriva a Bari, dà un'occhiata all'edicola, che allora era perfettamente conservata, e dice: no, è una cosa minore del 300. Dopodiché, se lo vuoi distruggere, lo distruggi. Sostanzialmente i restauri erano anche questo. Andiamo avanti, ripigliamo, l'ho detto, non faccio le due scuole, anche se le due scuole sono interessanti, perché lui demolisce un pezzo di quartiere e per fare le scuole, una dove c'era la vecchia casa della casa dei sindacati, che demolisce per fare la scuola, cioè la targa per terra, la scuola materna, mentre la Corridoni lui demolisce un pezzo di una serie di edifici totalmente demoliti, e quello che era la corte, di quel che c'era una corte lì oltre, intorno agli edifici, e diventa il giardinetto della scuola, e fa tutta una serie di disegni che forse sul libro avete visto, ne ho messo su uno o due, dove si vede come lui lavora molto su questa forma che è molto movimentata, per cercare di, diciamo, ricostruire quell'ambiente che aveva contribuito a demolire. Allora lui fa questa pianta tanto articolata, che è un po' come quella che fa alla scuola materna. Dicevo, torniamo sul lungomare. Questo è il lungomare, vedete com'era quando lui incomincia a lavorare prima degli anni 30, e come diventa quando si fa il porto nuovo e si fa la grande strada del lungomare. Sulla strada del lungomare però bisogna in qualche maniera intervenire con la rete urbana. Intervenire con la rete urbana. La prima cosa di cui ha l'incarico è recuperare, sistemare questi giardini, e anche la sistemazione di questi giardini con le colonne recuperate un po' da tutte le parti in città è un suo progetto, tra l'altro molto lodato a livello nazionale. Prima di arrivare ai pezzi forti, guardiamo un progetto. Siamo parlando di quella che era la scuola d'arte e mestieri Umberto I. La scuola largo e mestieri Umberto I stava a Largo Urbano, cioè praticamente l'accesso dal lungomare a San Nicola. Ora è museo. Gli viene chiesto di ristrutturare questa scuola, che era cadente a un piano soltanto, due piani,
per trasformarlo in una vera e propria scuola bella grande. E lui si inventa tutta una serie di disegni, ancora una volta vedete come lui sperimenta tutta una serie di soluzioni formali, con le finestre più o meno a nastro, con la presenza del loggiato, senza la presenza del loggiato, con gli ovuli tipo anni 30-40, con le finestre separate, più o meno bugnato, più o meno di pietra, in parte bugnato, in parte intonacato, con cornice o senza cornici. E fa tutta questa serie di disegni per dire: queste sono tutte le ipotesi che si possono fare, decidete voi che io vado avanti. Naturalmente non se ne fa niente, però passando lungo quella strada, tutte le volte quando passeggio sul lungomare, arrivo in questa zona, io immagino questo volume che si doveva sporgere in contrasto con quel muro di San Nicola, e in fondo la chiesetta che veniva ricollegata, come vedete, ricollegata con un passaggio che poi avrebbe potuto portare alla piazzetta di Santa Maria, anche quella frequentata da lui, come abbiamo detto. E anche qua, anche in questi disegni degli anni 30, vedete, i simboli del fascismo sono come racchiusi nelle nicchie. Cosa tipica? C'è solo quello, solo il fascio vittorio, che appare ogni tanto, in questa nicchia più piccola, in questa più grande. Vai. Ritorniamo sul lungomare. Sul lungomare ci sono due cose, anzi ci sono tre cose interessanti. La prima cosa è che lui fa... La prima cosa è che lui nel 35-36, stiamo parlando di lavori fra il 35 e il 36, l'abbellimento di tutto il lungomare, la prima cosa che lui fa è il progetto di risistemazione del fortino di Sant'Antonio, creando i loggiati. Qui abbiamo in alto il disegno di come doveva essere questo fortino visto dall'interno. E la seconda cosa che lui fa è la risistemazione dei bastioni di Santa Scolastica. Notate questa scala, ci arriveremo fra un attimo, e notate anche quest'altra scala. Vai, grazie. Oh, qui vedete pubblicato dalla Gazzetta le immagini di come doveva essere la sistemazione di uno e la sistemazione dell'altro. Dopodiché, nel 36, dal 36 al 39, accanto a Santa Scolastica, per il quale lui demolisce anche un pezzo del muro storico, della muraglia storica, di cui lascia il disegno nell'elenco dei disegni di Barivecchio, di com'era, gli chiedono di fare la casa del portuale. Ora, la casa del portuale è un dopolavoro, non è come ora un palazzo per uffici, una cosa di uffici chiusa, è una cosa aperta. E allora lui si inventa una cosa bellissima, tipica degli architetti urbanisti. Si inventa una passeggiata che, partendo da Santa Scolastica, fa il muraglione di Santa Scolastica, prosegue su un pezzo del muro borbonico che era stato salvato, perché poi è stato tagliato dalla strada, e poi scende con una rampa sul Porto Nuovo. Ed era una passeggiata, cioè era un terrazzo da cui si poteva passeggiare partendo dalla muraglia alla Santa Scolastica e guardare dall'alto il Porto Nuovo. Quando sarà inaugurato nel 37, nel 37, dal Emanuele Filiberto, che viene a inaugurare anche la scuola di Palese, che conserva ancora il sacrario, non sono mai andato a vedere, ma era stato progettato il sacrario esattamente come alla casa del mutilato. Quando viene inaugurato, qualcosa è già cambiato. Il progetto originale, come vedete, aveva un prospetto. Il titolo, cioè sta qua, è un prospetto con tre finestre e la porta.
il passaggio terrazzo, il terrazzo coperto e semicoperto, che era proprio il terrazzo del dopolavoro, e gli ambienti del dopolavoro. Quando viene inaugurato, già c'è stato un cambiamento. Il terrazzo è scomparso ed è diventato un volume, le finestre si sono moltiplicate. Questa operazione ha creato anche problemi nella costruzione, perché non c'è più un'assialità su questo prospetto, però è rimasto il passaggio con la scala. Dopodiché, negli anni 50, l'operazione va avanti. Perfino il passaggio, il terrazzo pedonale viene occupato. Il passaggio ormai è diventato una specie di balconcino intransitabile, quindi scompare questo percorso aereo, e la facciata acquista anche questo ulteriore pezzo proprio tipico dell'architettura fine anni 40, anche se fatta negli anni 50, per inserirci il corpo scala e l'accesso sul terrazzo, che prima ovviamente non c'era. Cosa sbuffa è che mentre il titolo del luogo, Casa del Portuale, era scritto su quella che era la facciata, ora in questa operazione la facciata è diventata l'altra, cioè il titolo, l'intitolazione dell'edificio sta sul fronte laterale, anche perché è abbastanza brutta questa facciata, un po' storta, anche se l'ampliamento ulteriore l'ha in qualche maniera regolarizzata. Si conserva qualcuno dei disegni di progetto di queste scalinate che collegavano anche la strada bassa con questa passeggiata pedonale. Naturalmente oggi tutta questa cosa è sparito, come abbiamo detto, il passaggio, e quello che era il corpo scala è diventato questo piccolo cantonamento che serve a tamponare il muro del molo borbonico, ed è diventato una cappelletta. Grazie. Altra cosa che si ascrive a Pavia è quello che noi chiamiamo il Parco del Castello. Parco del Castello, che viene sistemato e progettato nel 1936, come vedete esisteva già il Parco del Castello, quando ancora non c'era il muro della capitaneria, dell'autorità portuale. Il Parco del Castello funzionava benissimo allora. E quelle piante di cui hanno tanto parlato su questo tema del piano del castello, che c'era un vincolo, in realtà non è un vincolo al parco, è l'individuazione di uno spazio da sistemare a verde dentro cui mettere un edificio pubblico, perché su quelle piante è indicata anche l'ubicazione di un edificio pubblico che non si farà mai. Resta il Parco del Castello per lungo tempo, dopodiché l'autorità portuale incomincia a chiudere, il verde scompare, diventa un bel parcheggio, e quindi ora vogliamo rifare il Parco del Castello. Devo dire, il progetto sta già. Andiamo a un poco avanti, abbiamo superato finalmente il Parco del Castello e ci avviamo verso la fiera. Chiaramente la prima cosa che noi troviamo è la vista prospettica della Casa del Mutilato. Casa del Mutilato che Pavia progetta 4-5 volte di seguito, perché un altro vezzo dell'amministrazione e un obbligo del progettista come impiegato comunale era quello, come dicono, attaccate i buoi dove vuole il padrone. Allora il padrone una volta dice: fate la Casa del Mutilato là, fate la Casa del Mutilato là, fate la Casa del Mutilato là, e Pavia tranquillamente, visto che era un grafomane pazzo, si progetta continuamente le varie Case del Mutilato. Questa operazione incominciava nel 25, come vediamo in questo disegno, e va avanti, e poi continua, perché quello è un progetto in alto, questo è un progetto in basso, questo era davanti al castello, un altro è in un'altra piazza, e va avanti, se vediamo la prossima, fino alla situazione che voi ben conoscete, dove anche qui l'ambiente, diciamo,
l'ambiente, diciamo, che è un compiuto ambiente novecentista, è un ambiente quasi metafisico, fra il Palazzo delle Finanze di Carlo Vannoni. Ora, Carlo Vannoni arriva a Bari portato dall'impresa Ciardi, che era quella con cui Favia da giovane aveva lavorato. E Vannoni si salva e farà il progetto. L'impresa Ciardi viene buttata a mare e nel concorso, cosa che capita molto spesso nei concorsi all'italiana, la commissione decide per un progetto e per un'impresa e li mette insieme e viene fuori il palazzo di sinistra. Il palazzo di destra è ovviamente l'Istituto Superiore di Scienze Economiche e Sociali di Concezio Petrucci. In questi due palazzi si insinua il palazzo Favia. Simboli fascisti del Palazzo Favia, al di là del Sacrario, due. Uno è il fascio che sta alla base del bastone portabandiera. Due, la M di Mussolini, che sta disegnata, si vede pochissimo, bisogna solo guardarla, se no non si vede, che sta disegnata nella balconata, nel ferro della balconata, nelle balaustre che chiudono la balconata, i ferri si incontrano a formare la M di Mussolini. Questi sono gli unici due riferimenti, al di là della scritta chiaramente tipica del periodo dell'ingresso principale, scritta in maniera inequivocabile per la datazione. E poi c'è un'altra cosa che è nota in questo palazzo, è l'attenzione che lui mette ai materiali, poi in tutte le sue opere, e la cosa che è stata fatta notare quando andammo a fare un convegno sulla presentazione del libro di Favia qualche anno fa, il pavimento che non è fatto di linoleum ma è fatto di marmoridea, che è una produzione romana fatta da artefici romani, di cui abbiamo a Roma tanti esempi di interi androni di palazzi, scale, fatti con questo materiale. Facilmente confondibile con l'inoleum, dove in generale, per farlo, Favia fa venire le imprese da Roma, mentre con l'inoleum ormai si pavimentavano un po' tutti gli edifici pubblici di Bari, compreso il palazzo delle poste, che era pavimentato in linoleum. Anzi, l'inoleum nelle pubblicazioni fa tutta una serie di elenchi di edifici mettendo quanti metri quadrati di linoleum ha messo in ciascun edificio. Casa del linoleum, andiamo avanti, casa del linoleum, casa del coso, andiamo avanti su questo percorso che sta per finire e ci troviamo alla Renato Moro, già scuola professionale marittima, ora scuola d'arte, anche scuola materna. Anche qui, se guardate, tanti pezzi di facciata che vengono trattati in maniera diversa. Questo è un prospetto trattato in un modo, questo è trattato in un altro modo, questo altro con l'emergenza della torre trattato in altro modo. E tanti progetti dove si vede come il tema dell'angolo è stato a lungo sperimentato in tutta una serie di soluzioni più o meno moderne, più o meno novecentiste, più o meno piacentiniane. Superato questo, noi a cosa andiamo avanti? Arriviamo alla girata dello stadio. Alla girata dello stadio noi abbiamo un altro progetto di Favia molto importante, che è la casa dello studente. La casa dello studente è del 34 ed è l'anticipo, diciamo, in certe soluzioni formali,
è l'anticipo di quella che poi sarà a Piazza Gramsci la soluzione polifunzionale, perché il tema era lo stesso. La strada prosegue verso la fiera, c'è un angolo con la fiera che porta allo stadio e questo edificio può organizzarsi in maniera quasi espressionista. Uno dei disegni è perfino espressionista, questo è totalmente espressionista rispetto ad alcuni che sono più monumentali, questo è più costruttivista. Cioè lui sperimenta tutte queste ipotesi perché aveva questa biblioteca ricchissima, piena di libri anche di architetti moderni, Le Corbusier, Gropius, aveva questi libri che era raro trovare, soprattutto in una realtà come quella meridionale. Andando avanti, cioè in questo angolo lui ha la fiera, c'è la fiera, si vede lo stadio dove lui fa due concorsi, vince, cioè a Parteri è uno dei cinque che passa al secondo grado, ma naturalmente anche in questo caso non vince, viene premiato ma non vince, anche perché fra i concorrenti c'è Fasolo e Guazzaroni che si mettono insieme e dicono: noi siamo due, valiamo più di uno, messi insieme faremo il bel progetto, che è quello che hanno iniziato a fare ma non viene mai fatto. E è interessante questa cosa, che visto questo lui poi fa tutta una serie di disegni, non so se la prossima è ancora fiera, vedete quanti tentativi lui fa per organizzare il sistema del... era una richiesta, questo concorso dello stadio, era stata una richiesta imponente, cioè volevano uno stadio, tre tipi di stadio, una serie di piste, poi quello ippico, cioè c'era un lungo elenco di cose che si richiedeva da realizzare su quelle aree, dove poi in realtà si metteva un prezzo complessivo oltre il quale non si poteva andare, ma già si sapeva che al più si sarebbe realizzato soltanto lo stadio. Quindi il suo lavoro e quello degli altri progettisti che partecipano è quello di tenere insieme tutta questa montagna di soluzioni, di elementi che dovevano essere composti fra di loro, che la pista ippica, cioè c'è di tutto, c'è in questa, i campi da tennis, che poi non si fa nulla, però è un impegno progettuale che dura in due gradi, cioè dura tre anni, con lettere che lui scrive ai suoi amici romani che gli dicono, tipo Carbonara per esempio, che era un suo vecchio compagno di studi, era di Bari ma ormai stava a Roma come professore, che gli dicono: guarda che così sono i concorsi, che ti aspetti, sappiamo chi vincerà. È interessante questa cosa che abbiamo scoperto recentemente. Lui è molto puntuale quando disegna e nello stesso tempo fa questo disegno della fiera. Ora, questo disegno della fiera fa capire, siamo nel 30, cioè la fiera è appena inaugurata, diciamo, fa capire due cose. Uno, che alcuni dei capannoni sono ancora i capannoni di quello che era il cantiere navale. Cantiere navale che stava a Bari, funzionava, e viene fatto fuori per vari motivi, cioè la cantieristica a Bari non doveva esserci, era meglio che stesse nel nord, e viene... E poi i cantieri navali vengono totalmente inglobati nel progetto della chiesa, alcuni restano ancora nei primi anni, poi uno dopo l'altro questi capannoni vengono demoliti. Questo oggetto qua, che è questo edificio con le braccia aperte, che è il Palazzo della Moda, che già esiste negli anni 30, fa parte dei cantieri navali, è stato ristrutturato in qualche maniera per la prima fiera del Levante ed è una cosa che poi vedremo subito dopo, e soprattutto queste tre
L'ingresso originale della fiera, del lato est, diciamo, l'ingresso secondario, ha questi elementi verticali, cioè sono le stesse colonne che poi noi ritroveremo quando saranno spostate, perché c'è l'ampliamento della fiera fino ad arrivare sulla strada del lungomare, saranno spostate sul lungomare. Operazione ancora non chiara di chi la fa, qualcuno dice Favia, qualcuno dice Dio guardi, qualche altro dice lo popolo, perché lo popolo progetta l'ampliamento della fiera verso il mare. Però era interessante, il dubbio era, sono state realizzate subito quando si fa l'ampliamento o esistevano già? Visto che c'erano le foto dell'Istituto Luce dell'inaugurazione dove si vedevano queste colonne luminose, ma non si sapeva dove erano. Questo disegno è quello che è più chiaro di tutti, spiega esattamente la loro posizione. A volte certe ricerche aprono spiragli di luce su altre ricerche in corso. Visto quel palazzo a braccia aperte, ed è questo palazzo qua. Questo palazzo è la Moga, siamo nel 47, esiste ancora, molto modificato, praticamente quasi irriconoscibile, ed è un lungo studio che lui fa nel 47 su come rivedere questo palazzo della Moga. E qua ci sono tutta una serie di studi, di soluzioni formali, fino all'ultima. Il tema era: cosa faccio, la finestra a nastro o il grande ballatoio, fino ad arrivare a questa soluzione di questo grande androne d'ingresso su colonne, dalle quali ai fronti opposti si aprono le scale che stanno tanto qui, che collegano i bracci in maniera ordinata. E quindi questa diventa una specie di hall principale di accesso, accompagnata dalla grande balaustra della passeggiata sopra. È ovviamente il palazzo della Cassa del Mezzogiorno, non sto a dire nulla, ma anche qui siamo passati di secolo, siamo arrivati nel dopoguerra, anche l'altro era il dopoguerra, anche qui noi abbiamo una facciata, un'altra facciata. E un'altra facciata che è quella laterale, cioè quella delle sale laterali, perché anche qui l'edificio si organizza su quattro facciate diverse: quella dei barracani, tutta medievalista, quella più moderna, fatta però in pietra con finestra a nastro, quella tutta vetrata che è il corpo centrale, quella intonacata con finestra a nastro che è il fronte laterale che affaccia sulle diverse sale. L'affresco è stata restaurata, queste sono foto di prima e foto di dopo, tutto il sistema, c'è questo bel affresco sul fronte, ma tutto il sistema decorativo di Tott, il sistema decorativo del controsoffitto che non si è riuscito a salvare, e Tott è quello che fa il grande frontale della stazione Termini di Roma, per fare un esempio. Abbiamo ancora due o tre cose, abbiamo finito. Di fronte a San Francesco, progetto, altra richiesta del comune, più volte reiterata, qua siamo nel 37, dal 37 in poi, su questa area di San Francesco all'Arena, ci sono i progetti di Lo Popolo, ci sono i progetti di Dio Guardi, di questa stessa epoca, perché allora il comune l'aveva chiesto, ci sono i progetti di Pavia, e poi negli anni, e ci sono i progetti di Chiaia di questi anni, Chiaia padre, e poi negli anni 50 Chiaia padre, associato a Chiaia figlio, fa altri progetti. Ma naturalmente l'idea di fare un grande albergo a Bari sul mare, che fosse a San Francesco all'Arena, non si realizza mai. Qui abbiamo tre soluzioni diverse di questa idea molto moderna di Favia sul, eh,
su questo albergo turistico. Vai. Continuando la nostra passeggiata, arriviamo a San Girolamo. San Girolamo. Eliminiamo lo stadio, vediamo un attimo, era forse segnato il nome del San Girolamo. San Girolamo, 49-51, anche queste case popolari. Ricordiamo che Favia fra le case popolari fa il quartiere Crispi nel 32, poi fa Iapigia negli anni 50, fa Via Napoli negli anni 50, Via Napoli praticamente dove c'è il Parco della Rimembranza, quello che si chiama Parco della Rimembranza, quel giardino che si trova prima del Canalone, quello era il Parco della Rimembranza fatto dal fascismo in onore dei morti, eccetera, eccetera. Di fronte c'è un quartiere di case popolari, quelle quartiere di case popolari sono le case per gli sfollati da Barivecchio, perché negli anni 50 comincia l'operazione di liberazione di Barivecchio, l'isolato 49, tutti i vari interventi pubblici, il piano del genio civile, quindi un poco di abitanti di Barivecchio è meglio che abbiano nuova casa. E abbiamo il quartiere di San Girolamo. Il quartiere di San Girolamo è progettato con Chiaia, che è ancora giovanissimo, cioè si è laureato da poco, siamo nel 49, lui si è laureato nel 44-45, è appena laureato. Minchilli, che è capo dell'ufficio regionale, urbanistica regionale, e Giustino Sorgente, che è un'altra figura molto importante del panorama architettonico degli anni del primo Novecento. E quindi abbiamo due architetti, cioè abbiamo due architetti ingegneri, abbiamo due architetti anziani, uno di mezza stagione e uno giovane, perché allora anche il giovane bisognava infilarlo in qualche maniera nella progettazione. Quartiere, come vedete, molto razionale. A partire da questo poi arriveremo a Iapigia. È interessante questo per un altro motivo, perché questa zona qua che vedete, dove questa è un'idea che Chiaia riporterà in altri suoi progetti di quartieri di case popolari, lì c'è una cava. E allora, come la cava di Maso, un progetto napolitano, quando fu fatto il quartiere dove c'è la casa cava di Maso, Napolitano pensò bene che lì che bella cava ci facciamo i giardini pubblici. Infatti si sono allagati tutti. Ve lo ricordate la cava di Maso? L'ultima alluvione che allagò tutta la cava, cioè il pozzo si riempì d'acqua. E così è qua. Qui c'era una cava di tufo che veniva usata per le costruzioni dell'Ottocento a Bari, una cava di tufo abbandonata che viene trasformata e studiata come giardino pubblico, come zona pubblica insieme alle scuole, quindi tutta la zona scolastica era qui, tutta la zona sportiva era qua e il resto erano normali palazzine. E andando più avanti e siamo praticamente alla fine di questa passeggiata, che dico da fare in bicicletta, non a piedi, arriviamo a un'altra opera che è stata demolita, la cosiddetta colonia elioterapica Castellacci, detta anche colonia estiva Gill, al Lido di Fesca. Siamo negli anni 33-34, un periodo in cui in tutta Italia si progettano e si realizzano queste colonie Gill, poi in tutta Italia, nell'Italia centrale, sull'Adriatico, ce ne sono alcune bellissime fatte da architetti molto importanti. Sono tutte nello stesso stile novecentista, come si vede, queste grandi finestre quadrate, queste finestre più o meno a nastro, senza eccessivi elementi decorativi, dove avvenivano le brave manifestazioni Gill. Ed è stata tranquillamente anche questa è stata demolita. La passeggiata è finita. Vi ricordo che su 33 progetti
che abbiamo visto in questa breve carrellata, 22 sono stati realizzati e di questi 2 sono stati demoliti. E volevo ricordare, come ho ricordato poi l'anno scorso, che con tutto questo mole di lavoro che Pavia ha fatto per Bari, non esiste manco una strada intitolata a lui, manco un vicolo del centro storico, con tutto l'impegno che lui ha dato al ricordo dell'immagine di questo centro storico. Penso che basti, ormai. Thank you.